fa capire che la moneta deve essere di proprietà del portatore, cioè dei popoli, e non delle banche che emettono la moneta. Ecco perché il CIMEC è un segnale. Sul CIMEC ci stanno le tre parole fondamentali: proprietà del portatore, non pagabile a vista al portatore come una cambiale. Che la differenza che c'è tra la cambiale e la moneta è chiara. Prima di tutto, quando hai in mano la cambiale hai il rischio dell'inadempimento, perché se il debitore paga io ho il credito, se non paga io rischio. Allora che cosa avviene? Avviene che la moneta oggi è una falsa cambiale, ma vera moneta, falsa cambiale, ma vera moneta. Perché? Perché sappiamo che non esiste il rischio dell'inadempimento, d'accordo, ma perché mi ci devono indebitare di una falsa cambiale, quando invece di essere debitori preferiamo essere proprietari, per ovvie ragioni, ma preferiamo di essere proprietari perché abbiamo il diritto di esserli, perché siccome la moneta è creata dai popoli e non dalle banche, dobbiamo cominciare a capire che le banche centrali all'atto dell'emissione devono accreditare. E allora che cosa è che noi andiamo a dire alla Banca Centrale Europea? Logicamente molto semplice, noi diciamo alla Banca Centrale Europea: tu hai due possibilità, o servire o servirti dei popoli europei. Se vuoi servire, devi stampare e accreditare ai popoli europei la loro moneta, perché la moneta è creata dai popoli europei, che con la loro attività lavorativa creano con i beni il potere d'acquisto della moneta, e per convenzione ne creano anche il valore convenzionale, cioè il valore indotto. Quindi la moneta è creata da popoli e va accreditata da popoli. Prima ipotesi, secondo giustizia dovrebbe essere accreditata da popoli europei. Ma la seconda ipotesi, che è quella più probabile, perché quella che vuole essere sarà attuata secondo la logica tradizionale di tutte le banche centrali, porta a una previsione che la Banca Centrale Europea non stampa e dà, ma stampa e presta. Se stampa e presta, noi ci andiamo a indebitare verso la Banca Centrale Europea dei soldi nostri senza contropartita. Noi abbiamo dimostrato che questa fattispecie è una truffa, perché trasforma i proprietari e creditori in debitori. Ecco perché su questo principio noi abbiamo denunciato Ciampi e Fazio nella loro funzione istituzionale di governatori della Banca Centrale per truffa, oltre altri reati. Naturalmente questa truffa, quando era fatta dalla Banca Centrale Nazionale, era una truffa che bene o male si poteva in qualche modo condizionare, sia pure con fatica, sia pure entro limiti, eccetera. Ma si poteva. Adesso, con l'articolo 117 del Trattato di Maastricht, noi siamo posti nelle condizioni dei polli in batteria. Quando l'allevatore di polli dà il chilo di mangime o i grammi di mangime a testa ad ogni pollo, il pollo non è che può dire no, non mi piace, oppure ne voglio di più, oppure ne voglio di meno. Come l'articolo 117 del Trattato di Maastricht ha trasformato i popoli europei in un allevamento di polli in batteria. Ecco perché il fatto di proporre la circolazione del CIMEC non è solamente un fatto di tecnica, che riguarda uno strumento di moneta locale come intermediario della circolazione dei beni. No, è un gesto di razionale, costruttiva contestazione del sistema monetario. Noi vogliamo sapere dalle autorità monetarie di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, perché se non ci dicono questo, è inutile che i politici ci prendano in giro o i banchieri pretendono di continuare a prenderci in giro. Ormai tutti i politici devono sapere che si troveranno contro la nostra organizzazione di sindacato antiusura se non prenderanno una posizione chiara e netta. Noi vogliamo arrivare in prospettiva al reddito di cittadinanza, cioè ogni cittadino deve avere nelle sue tasche la parte di denaro che viene stampata all'atto dell'emissione.
Veramente, un'altra cosa che ci hanno domandato, ma se voi vi mettete a emettere i SIMEC, come lo volete chiamare questo centro di emissione? Banca centrale? Perché anche il SIMEC va emesso. Allora una banca ha detto no, abbiamo scelto un altro termine. Io ho detto l'emissione è fatta da una miniera SIMEC. Mi piace la parola miniera al posto della parola banca, perché quando il cittadino va alla miniera, prende la pepita d'oro senza indebitarsi verso la miniera. Oggi al posto della miniera c'è la banca centrale e al posto della pepita ci sta un pezzo di carta, al posto della proprietà il debito, perché la banca stampa e presta, mentre con la miniera io stampo e do, perché non è che il valore glielo dà la miniera, ma glielo dà chi l'accetta. La moneta, che accetta il simbolo, che accetta la pepita, il simbolo SIMEC è come una pepita d'oro, infatti come l'oro, proprietà del portatore senza riserva. Ecco perché, come giustamente è stato rilevato in molti ambienti monetari a livello internazionale, l'esperimento che noi abbiamo fatto a Guardia Grelle non è solamente un esperimento di tecnica monetaria o di valore indotto, ma l'esperimento per una moneta di dimensioni mondiali. Pronto? Pronto, buonasera. Sì. Professore, chiamo da Penne. Prego. Vorrei rivolgerle due domande. Lei prima ha detto che l'euro ci ridurrà ancora di più, cioè ci indebiterà ancora di più, perché siamo di fronte non più a uno Stato solo, ma di fronte a una banca centrale che controlla più Stati. Ora, la mia osservazione è questa. Perché allora negli Stati Uniti, dove praticamente il sistema è uguale, sono tutti gli stati a essere governati da un'unica banca centrale, perché loro allora godono di una ricchezza così grande, perché noi dovremmo indebitarci ancora di più, secondo la sua teoria? Seconda domanda, volevo sapere a che punto lei è con l'euro, ecco, dal punto di vista proprio della conoscenza, così, della divulgazione. Grazie. La ringrazio, buonasera. Dunque, la prima domanda è una domanda opportuna e io la ringrazio per avermela fatta, perché noi dobbiamo capire una cosa, che in America non è vero che si ha la tranquillità monetaria nella base, perché nell'America sta esplodendo un fenomeno della contestazione del sistema della Federal Reserve Bank, della banca centrale americana, proprio perché hanno cominciato a capire gli americani, i cittadini americani, che loro sono vittime di un sistema di grande usura, come è avvenuto in Inghilterra con la Banca d'Inghilterra, fondata nel 1694. Che cos'è la Federal Reserve Bank? È una filiazione della Banca d'Inghilterra, tanto è vero che, come è noto, Banca d'Inghilterra e Federal Reserve Bank sono collegate. Perché il popolo americano vive in un livello superiore? E quando il padrone ha in mano la libertà di decidere a chi dare il mangime, quali polli fare ingrassare di più e quali polli fare ingrassare di meno, il padrone che comanda è quello che ha in mano il mangime, quello che ha in mano la moneta. Tanto è vero questo che in Sud America noi abbiamo una forma di dissanguamento monetario, perché il Sud America, pur essendo un territorio ricco di materie prime, di prodotti agricoli, di miniere, di tutti i generi, di rame, di ferro, di oro, di diamanti, noi abbiamo delle riserve enormi, eppure, malgrado questa abbondanza di beni reali, esplode il principio del malessere sociale, perché la moneta debito è dominata dalla grande usura, che ha la parsimonia feroce dell'usuraio. L'usuraio che fa? Io posso decidere di dare a una gabbia di polli molto mangime e l'ingrasso di più, a un'altra gabbia di polli meno mangime.
chi è il padrone del mondo e chi ha in pugno la proprietà della moneta. Da quando è nata la moneta nominale? Nel 1694 con la Banca d'Inghilterra. E naturalmente questo principio